Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video vlog. Come lo intitoleremo? Piovono. Il video vlog da polpetta. Da polpetta, piovono polpette. C'è qualcosa di strano in questo video, caro Antonio. Le polpette? No, la nostra cara, adorata, amata, simpatica, bella Valentina! La youtuber del nome più impossibile di YouTube. Ma che è il mio nome di strano? Troppe I, troppe I. Noi ora vi metteremo qua, qua sulla pancia, sì, proprio qui, il nome del suo nick. Sbagliato, no, giusto. E poi voi dovete provarlo a leggere per 10 volte di seguito in velocità e vedete quante volte sbaglierete. Capirai, se lo leggo in velocità ovviamente lo sbaglierò. Ci sono troppe I, Valentina. La youtuber dalle troppe I. Comunque, volevamo stupirvi con effetti speciali. Vi stuperemo con questa guest star, Valentina. Insomma, no, in realtà, vabbè, Valentina è oramai un'amica di famiglia. Sì, è di famiglia. Fra poco metteremo il suo lettino qui a casa, va bene, Valentina? No, ma già c'è il lettino. Ah, no, lettino già. Lei già si è impossessata della nostra ma camera infatti, degli armadi. Quando viene qualcuno, tu che cioè, gli fai le polpette. Solo a un amico gli fai le polpette la domenica. Perché le polpette sono un piatto di casa e di domenica. Allora, ma diciamo rustico, ma diciamo in 3 secondi come abbiamo realizzato queste polpette. 300 grammi, mi viene da ridere, scusate, mi viene da ridere perché io poco fa abbiamo detto, vabbè, quando dirò gli ingredienti, poi ci sarà, diciamo, la ripresa che abbiamo fatto. Quindi ora già mi immagino che faremo il taglio. Ok, 300 grammi di macinato di manzo, 300 di salsiccia sgranata, circa 4 fette di pane in cassetta, un mezzo bicchiere di latte, sale, pepe e prezzemolo come se non ci fosse un domani, parmigiano come se non ci fosse un domani, si mette tutto nella ciotola, si mischia fino ad ottenere un meraviglioso pastone, liscio ed omogeneo. Ed eccoci ritornati qui. Bene. Quindi, come sarà strutturato questo video? Che Mr. Antoine farà le polpette perché lui imputato. L'abbiamo detto meglio, si dice deputato, però stavolta l'ho fatta apposta e volevo vedere se Antonio era la manovalanza. Allora, Valentina, tipo infermiera. Il basso manovalanza la farà Antonio e Valentina sarà il belvedere del video e io nel frattempo friggerò la polpetta. Bene, visto che parla troppo si strozza. Bene. Ieri con Antonio abbiamo girato un video. Praticamente abbiamo fatto la presentazione iniziale insieme. C'era lui che avevamo detto tu devi fare l'inizio e io ero messo tipo in un angolo, non volevo parlare. Infatti proprio l'espressione del viso, voglio parlare. Tipo i bambini, voglio parlare. Che fremeva. Evviva la mia personalità strana. Ora, siccome parlano pure troppo, o soprattutto. Allora, Valentina, parlaci del tuo canale. Tu sarà sicuramente un canale originale, nuovo, che nessuno ha mai visto. No, un canale insomma molto autentico, un canale più. È bello, Valentina va di libri antichi. Un canale molto femminile. A me piace che in qualsiasi video di Valentina, che sia un video vlog, che sia un video di acquisto, di trucco, di capelli, di vestiti, c'è sempre una frase. Questo oggetto è molto femminile. Ogni volta che lo dice, non so perché mi fa ridere. Perché... Ah no, io pensavo di emozionarsi. No, oltre a una profonda emozione, mi fa ridere. Tipo, fa vedere un paio di calze, sono molto femminili. Fa vedere un rossetto, è molto femminile. Mostra la patata comprata dal fruttivendolo e dice è una patata molto femminile. Eh beh, la patata per forza. È una battuta, ragazzi, sei... No! Le sue le battute più pecorecce. No, tu sei malpensante. Perché io ho detto mostra la patata comprata dal fruttivendolo. Lui già mostra la patata già. Se dicevi insomma la melanzana, non avrei detto proprio la patata.
la maggioranza, stiamo scadendo, quindi ragazzi riprendo la situazione, mostra la melanzana, facci vedere la tua melanzana, che bella, esci delle melanzane. Bene ragazzi, quindi stiamo impolpettando. Vabbè, io odio impolpettare, infatti dovete sapere che in tutte le ricette dove c'è da impastare e impolpettare le mani sono imputato, come dice Mauro. Deputato, sì. Ah, ecco. All'impolpettamento. Antonio è deputato all'impolpettamento. Quindi io ho già acceso la mia meravigliosa pentola. Io cerco Antonio, come dire, è al centro della telecamera. Io cerco Quindi mentre Antonio impolpetta, io friggo. Ok, attenzione alla temperatura dell'olio, non vogliamo morire, non vogliamo andare a fuoco i capelli di Valentina. State tranquilli, bellissimi capelli di Valentina. Non è una parrucca, non è una parrucca ragazzi, ce la non scherziamo. No, perché una volta è successo che mi hanno chiesto, ma sono extension? No, sono capelli veri, vabbè Valentina, qualche mio, vedendo bene bene, non ma è che sono dici? Sono perfido, ragazzi. Sono suoi ma anch'io ragazzi, sono tutti miei veramente. Scusa. Uno per uno, perché si possono contare. Ecco, allora io che cosa dovrei dire, scusa? E infatti tu non devi più parlare. Io oramai nel reparto capelli, cioè forse a casa mia non ci sono più spazzole, balsami, shampoo, sono tutti prodotti che chissà come mai a casa mia non esistono. No, io però c'ho il foam per capelli che uso per asciugare i peli del corpo. Cosa allucinante. L'importante perché, è non perché il signore mi ha tolto i capelli però per fornirmi mi ha dato tanta simpatia e tanti peli nel corpo. E poi tra l'altro i peli nel corpo non piacciono alle donne, vero? Infatti, Valentina, lanciamo un sondaggio. No, a voi piacciono gli uomini villosi, Valentina? No, allora io sono per il pelo deve esserci, ma quello giusto. Le scimmie no. Allora dici un attore famoso che ha il pelo giusto. E beh, oddio, come faccio a sapere l'attore che... Magari nel film si toglie la maglietta, può capitare. Uno dal pelo giusto potrebbe essere... l'attore del pelo giusto. Allora, se io non ricordo male, Raul Bova fece un... Ma io l'odio, ragazzi. Ma sempre di Raul Bova. No, attenzione, fece un film dove appunto faceva il... come si chiama? Quello che fa il nuoto sincronizzato. No, come si chiama? Il nuoto sincronizzato Raul Bova, io vorrei vedere. Mi viene già da ridere. Il nuotatore. Il piscinaro. Viva l'italiano. E appunto, però lì mi sembrava molto seretta. E allora come fai a dire che Raul Bova è il pelo giusto? Ma infatti non lo so, non è che io insomma lo conosco. Secondo me gli fanno la riga in mezzo e poi col pettine glielo divido. No, ma la cosa bella è direttamente con Photoshop. Sempre, quando siamo con Valentina, sempre si arriva a parlare sempre di peli e pelo. No, perché no. Valentina, se vedete i suoi video haul, è da un anno che compra in sempre cose con il pelo. Lei ha le giacche con il pelo, la borsa con il pelo, usano stivali con il pelo. Valentina, l'ultimo quello bianco era bellissimo, però mi sembravi quelli dei sei pastori sardi. Quelli che hanno le campane. Lo Yeti. Pastore Sardo, addirittura lei oramai mi stuzzica e ogni volta che vede tipo che sei un negozio, una roba, qualcosa con i peli, mi manda la foto e mi dice guarda cosa ho visto casualmente. Cioè mi hanno ammazzato il mio acquisto del 70% di sconto. Vabbè, ma non è che perché poi... il 70% di sconto ti puoi comprare tutto il pelo del mondo. No, però vabbè, mi piace, quindi insomma... Non lo so, mi è venuta sta cosa del pelo. Del pelo, è
è un inverno peloso, ragazzi. Che poi, vabbè, cioè, da considerare questa cosa del pelo. Da considerare che quest'anno infatti, non c'è stato freddo qua in Sicilia. E infatti giusto oggi c'è un caldo impressionante. Sì, un caldo, però un vento che però è io ieri mi immaginavo che facesse scirocco. A me è scirocco. Ah sì. Io non sono uscito fuori di casa, confesso, domenica mattina, quindi non ho idea. Comunque spero che tra di voi ci sia qualcuna che ama il pelo come me. E dico, e commenti. Valentina, hai detto una nota terrificante. Ti prego, Valentina. Il pelo riguardo, insomma, agli indumenti. Gli indumenti pelosi, ragazzi. E non avete visto il video su Intimissimi dove mostro le piume, la maglia di... Ma siamo adesso nel settore, cioè, sempre up, prima il velo, poi le piume. Ora le piume. Allora, però sinceramente quella maglia con le piume non mi attirava la piuma, ma il fisso, dico. Certo, cosa molto che a voi in questo momento interesserà. Ricordati che questo è un canale di cucina, quindi chi segue questo canale, i capelli sette, non i peli. Ma io sono una che mangia, per colpa loro, tornando al cibo, mi hanno fatto scoprire una tavoletta di cioccolato della Baci Perugina. Buona, è buona. Che, allora, se mi vedete il trucolo qui a destra, per colpa di questa tavoletta che ovviamente io mangio da quando l'ho scoperta. Noi siamo dei cane scout del cioccolato. E praticamente io sono amante del cioccolato, ma soprattutto amante del Baci Perugina. Eccola. No, questa non è quella, è un'altra. No, ecco, no, dov'è quella dei Baci Perugina? Aspetta, sul comodino. Ah, addirittura io praticamente c'è chi nel comodino tiene, che so, il rosario, il la Bibbia. Io tengo il cioccolato. Questa è la mia Bibbia da comodino. Lint, latte, con nocciolente. Io vado passo per quello con le nocciole. Sì, che anche quello col bacio è buono. Però allora c'è un odore di frittura e di friggitoria in questa cucina. Che avrete dei capelli splendidi. Perché poi noi cosa facciamo noi sadici? Abbiamo impiccato qua dentro Valentina. In un metro quadro. In un metro quadro avete questa cucina e piccola. Abbiamo chiuso tutte le porte. Cioè dobbiamo morire. Noi abbiamo cappa, quindi c'è praticamente, noi siamo la frittura in the world. Bellissimo. Sapremo proprio di quelle persone che escono e dici dalla questa mangiata proprio le polpette oggi. Ok, dai. Ragazzi, dobbiamo stare attenti perché qua parlando mi diciamo, cioè, le polpette qua è una tragedia. Allora ragazzi, vi faccio vedere le polpette fritte e ci vediamo poi dopo per, come si dice, per l'assaggio in diretta delle polpette. Sì, perché se no ragazzi, se continuiamo a parlare si bruciano tutte le cose. Interrompiamo per alcuni brevi istanti il video per comunicarvi che è possibile esprimere il proprio parere alla domanda: vuoi che altri ospiti partecipino ai vlog di 55 Winston 55 spuntando il sì o il no che apparirà cliccando sulla i delle schede informative alla relativa sezione sondaggio. Grazie e ci scusiamo ancora per l'interruzione. Ok ragazzi, abbiamo appena finito di minacciare Valentina dicendo che se non dice che queste polpette sono buone non uscirà viva da questa casa, quindi molto del male, viva no? Le reazioni spontanee e che nascono dal cuore. 3, 2, 1, assaggiamo. I tre moschettieri. Sono belli salsicciosi. Buoni, sì. La cottura è perfetta per me. Ecco, perché poco fa lui fuori con la telecamera spenta, ne ha assaggiato una, sono poco coste. La bocca della verità, bravo. Ognuno ha i suoi gusti. No, non hai detto 20 euro. È prezzolato. Quindi andiamo a dare subito 20 euro a Valentina perché ha detto che le polpette sono buone. Il video finisce qui, Valentina. Saluta a tutti! Saluta a tutti! Ciao ragazzi, mi ha fatto piacere essere qui con loro, ovviamente. Aspetta che sono il violino, vai, continua. Io l'organetto. Vai, quindi dai. Valentina. Sono come li vedete, simpatici, genuini, autentici. Viva la sviolinata! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao.